Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Persi nella tempesta. Quei marinai avevano paura, erano reduci da una terribile tempesta. Alcuni dei loro compagni erano annegati, avevano perso la rotta ed erano angosciati perché non trovavano una risposta alle loro domande. Dove stiamo andando? Quanto durerà questo viaggio? Rientreremo mai in porto? Era l'anno 1492 ed il loro capitano Cristoforo Colombo non poteva rispondere a tutte quelle domande. Alla ricerca di una nuova strada per le Indie, li aveva trascinati attraverso l'Atlantico, seguendo una rotta ancora sconosciuta. Invece delle Indie, approdarono su un'isola che faceva parte delle Americhe. Fu su quell'isola che capitano e marinai trovarono acqua fresca e salvezza. Oggi una storia del genere non potrebbe ripetersi, avendo a disposizione carte nautiche molto precise, tecnologia satellitare e percorrendo rotte prestabilite, gli uomini di mare non rischiano di perdersi facilmente. Benché sulla terraferma, molti si sentono perduti, come se fossero in mezzo ad un oceano in tempesta. Nella loro mente tante domande. Dove sto andando? Mi sto perdendo? Riuscirò mai a trovare la strada? Dio ascolta tutte queste domande. Le sue risposte sono in un libro che serve da guida in ogni circostanza. La Bibbia. Prima di ogni cosa, quindi, prendi in esame questo libro meraviglioso per sapere come uscire dalla tempesta in cui ti trovi.